tante bestemmie. Decima di Serie A, terza partita di questo trittico di partite veramente difficili. Juventus persa, PSG strapersa, e questo dobbiamo vedere. Ma la mia fiducia, ragazzi, è veramente bassa stasera. Al Napoli manca Osimhen, che evidentemente quando vede il Milan decide di non giocare, di infortunarsi. Milan che comunque rinuncia a pezzi come Loftus-Cheek. Rientra Maignan dalla squalifica, rientra anche Hernandez dalla squalifica. C'è questo Krunic a centrocampo, ragazzi, che noi chiediamo veramente a gran voce di non schierare, perché Adli nettamente più forte. Però orecchie da mercante, Stefano Pioli non ne vuole sapere niente. Io, ragazzi, non so veramente cosa dirvi, perché uno, cioè, ci prova, ma poi la cosa che fa rosicare, ne approfitto di questo momento perché sicuramente questo è un video che farà parecchie views, allora ne voglio veramente approfittare. Dico sempre, quello che fa rosicare non è tanto la partita di per sé stesso, ma è il contorno. Se il Milan perde e Pioli spara puttanate in conferenza, se io tifoso del Milan, il mio allenatore spara puttanate e io incolpo il mio allenatore di aver sparato puttanate, tu non puoi prendermi in giro me. Cioè, io non posso rimetterci. Cioè, magari sei anche autorizzato a farlo, però io non posso rimetterci perché ho un allenatore del cazzo. Io non posso farlo. Non me lo merito. Non me lo merito, ragazzi. Siamo in casa dei campioni d'Italia, che dal punto di vista degli scontri diretti con Lazio e Fiorentina, non so se la Fiorentina è veramente uno scontro diretto o meno, non ha propriamente brillato. Vediamo se con Milan sarà lo stesso, però non sono veramente in grado di poter dare un giudizio prima della partita, perché a volte faccio dei pronostici, cioè dico magari secondo me finisce così o finisce cosà. Oggi non sono veramente in grado di poter fare un pronostico, ragazzi. Si inizia, ragazzi, iniziata Napoli-Milan, che vinca il migliore. Cosa che purtroppo spesso non è così. Vediamo se Mumia Giroud torna a far qualcosa, a rendersi utile. Musa, vai! Già in terra! Già si scivola! 35 secondi! Ma sì! 53 secondi ci siamo affacciati in area, è record. Madonna, Giroud, ragazzi. E tutto il campionato scorso vi dico che se non dai la palla sulla testa a Giroud, giochi in 10. Si gira spazio anche per calciare. Musa calcia, madonna, Giroud. Rachmani su Giroud, che aveva anche calciato di destro, se l'è trovata lì. Madonna, Rachmani. Cosa ha preso Rachmani? Pensa col cazzo che la parava Meret. Hernandez verso Tomori, angolo. Secondo salvataggio in fila. Ancora Rachmani. Oh. Sono appena tornato dall'Inghilterra, ragazzi. Mangiato una merda. Ho mangiato più cipolla in 3 giorni che in tutta la mia vita, praticamente. Raspadori. Kvaratskhelia, paura Mario Rui. La ciccata Kvaratskhelia. Io, ragazzi, sto ancora cercando di spiegarmi come abbia fatto Rachmani a fare quel salvataggio lì. Un difensore del Milan l'avrebbe tranquillamente guardato tirare in porta, eh. No, perché poi vogliamo parlare delle favole, no? Ma tranquilli che un difensore del Milan l'avrebbe tranquillamente guardato. E dai! Ste palle perse, madonna, ragazzi. Finito il momento, durato 53 secondi? Io non lo so. Reinders, Leao. Vediamo cosa fa, supera Llorenzo. Arriva però forzato a dire a Leao di rialzarsi. Ragazzi, se non è fallo questo, però pensate, se pure rotto Kiern, nonostante non abbia fatto niente. Grazie Pioli, grazie. Krunic, vai, eccola la cagata. Cioè, si è infilato in mezzo a 3 Krunic. Già non è capace da solo. Ma già non è capace da solo. Ma neanche nel giardino di casa sua è capace questo. Lo mandi in mezzo a 3 giocatori del Napoli. Ma vaffanculo. Teo Hernandez, raga. Esce con la palla, ma perché? Cosa abbiamo fatto di male? Entra Pellegrino per Kalulu, vai, un altro mese fuori. E chi è rotto? E Kalulu rotto. E ciao, fortunato, ragazzi. No, ma non c'era bisogno di un centrale forte quest'estate. No, ma che? Ma sì, ma freghiamoci, sbattiamoci nel cazzo. Oltre a chi ovviamente fa rompere i giocatori, no?
Lorenzo. Questo qua non sa manco dove si trova. Di Lorenzo. Lorenzo dentro, vai. Già al primo buco difensivo. È andata bene che era fuori gioco, che gli ha tirato una stecca. Questo se no era gol tutta la vita. Pellegrino, cosa cazzo fai? Ma chi cazzo è questo? Tenta dribbling su Raspadori. Ma chi cazzo hai messo in campo? Niente, mi fa sbroccare per forza. Pioli, ringrazia i tuoi preparatori. Cioè, ma come ti viene in mente di fare una puttanata del genere? Cioè, io non lo so. Adesso non lo vedete, ma è tornato in piedi Reinders. Reinders Calabria. È dentro l'area di rigore, largo da Pulisic. Dentro verso Giroud. Gol! Gol! Gol di Giroud. Gol di Giroud. 1-0 Milan, ragazzi. Pensate, dopo 58 giorni, cazzo, la prima punta del Milan dopo 58 giorni. Io lo ricorderei pure che dopo 58 giorni ha messo una palla in porta. La prima punta titolare del Milan. L'altra squadra di Milano c'ha una punta titolare che la butta dentro ogni 2 minuti. Noi ogni 58 giorni, pensate un po' voi, che stronzi. Oh, dopo 6 partite torniamo a segnare il primo tempo, eh. Non accadeva da Cagliari Milan. No, per dirvi, Lazio, Borussia Dortmund, Genoa, Juventus, PSG, senza fare gol nel primo tempo. Ma tanto lo so che questa è tutta una cosa che getterà fumo negli occhi. Questo gol qui farà illudere parecchie persone. Datemi retta. Leao, ma perché sbatti addosso a tutto e tutti? Vodka, Politano. Bravo Maignan, stavolta non mica ginocchia in faccia o cose del genere, eh? Più difensore Maignan di Pellegrino, capito? Fantastico, la guerra civile ci abbiamo, ragazzi. Madonna, i tifosi di calcio, che gente ignorante che sono. E non sto parlando di milanisti, juventini, napoletani. Proprio, cioè, il tifoso di calcio è una razza, indipendentemente dalla squadra che tifa o non tifa. Guarda Schelia, mo si piglia gol, state a vedere, eh. Arriva Musa, veloce per raddoppiare. Mo si piglia gol, Kvaraschelia dentro, Politano. Politano sull'esterno della rete, si mangia l'1-1. Madonna, avrei fatto anch'io sto gol, raga. Hernandez, buonanotte. Madonna Krunic, ma perché? Cosa abbiamo fatto per meritarci Krunic? Perché noi, quando abbiamo deciso di tifare Milan, non ci saremmo mai immaginati che nel Milan un giorno ci avrebbe giocato Rade Krunic. Krunic va in altra cappellata di Pellegrino, ragazzi. Cioè, ma cosa ci fa quello lì? È vero che Milan è giocato, i giocatori argentini non sono mai andati d'accordo. Non riesce a reggere il contatto con Calabria. Cioè, però così te la vai anche a cercare, cazzo. Kvaraschelia, oh! Maignan, dove sei? Che ci stai con la capoccia? Musa, che famo? Musa, finte di corpo, non ci casca Mario Rui. Calabria va al cross verso Giroud. 2-0. Ancora lui! Olivier Giroud. Oh, una partita che funziona, le palle alte, incredibile, eh. Gran gol 2-0 Giroud. Dopo mezz'ora a casa dei campioni d'Italia, non è mica male, eh. 8 partite senza gol tra campionato e coppa. Pensate un po', che bello. 8 partite senza nulla. Pensate un po', che grandi record di merda che stiamo battendo. Per avere un Giroud così bisogna giocare contro Napoli tutte le volte. Reinders, Pulisic, Leao col tacco. Vai, anche oggi Instagram è andato, vero? Avessi dato in maniera normale, mandavi Pulisic davanti al portiere. Grande. Ne approfittiamo adesso che non c'è terzino. Pulisic buono, spostala via, 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 fai qualcosa. Porta palla a lui. Reinders, buono, non c'è terzino. C'è Rafa. Non mi dica che tira. Arginato. Io non c'ho parole. Poi mi chiedete perché non facciamo mai gol. Leao solo. Di Lorenzo a fanculo ancora nell'area del Milan. I centrali del Napoli hanno stretto e ha avuto pure il coraggio di tirare. Un conto è sbagliare, un conto è prenderci per il culo. E da quel che vedo, quest'anno prenderci per il culo vi piace veramente tanto. Destro Reinders, ragazzi, non ce la fa a fare gol. Cioè, anche lì un rigore in movimento, cazzo, no? Stoppala. Tira di collo. Tira di potenza. Cioè, puoi veramente scegliere come tirare, perché avevi Elmas a 3 metri. Cosa fai? Colpisci così. A cazzo. 5 di recupero, ragazzi, è uno supplizio proprio. Ditemi che non poteva essere 3-0 in questo momento qua. Ditemelo che non poteva essere 3-0. Reinders, 2 occasioni chiare. Una per servire Leao, l'altra rigore in movimento, le accannate. Ma ragazzi, non è finita qui la partita. La partita è ancora bella lunga.
scucchiaia per Calabria. Calabria, perfetto. Va il cross verso Giroud, non ci sono più cascate. Giroud, deviazione, vabbè. C'è Meret. Mancava anche l'acrobazia. Musa. Grande parata. Conclusione para Meret. Grande parata di Meret. Finisce un primo tempo che poteva finire tranquillamente 3-0, ma siccome siamo il Milan, noi non possiamo fare più di questo. Siamo una squadra altamente del cazzo e allora ci dobbiamo accontentare. Fine primo tempo. Inizia il secondo tempo. Perché hai fatto entrare Romero per Pulisic? Perché Romero? Ma perché? Ma perché? Cazzo! Romero Di Lorenzo. Di Lorenzo, c'è spazio, deve ricominciare. Politano Di Lorenzo, gioco a due lì, ottimo. Politano per... che riesce a servire Politano. Politano. Politano in area. Politano. Gol. Brucia Mignan riapre tutto. Pellegrino. 2-1. È un coglione. Politano, perché prende il tempo per prestato per sbaglio al calcio. Questa uscita. Perché questo è. L'ho visto dal primo pallone che ha toccato. Che è un coglione prestato al calcio per sbaglio. Politano ha fatto un gol della Madonna. Quello non glielo toglie nessuno. Adesso voglio rivedere. Già. Vabbè, chi è che si è fatto scavalcare così? Krunic. Sposta la palla a Pellegrino e va a tirare in porta. Ah, e attenzione perché Napoli potrebbe anche fare il secondo, eh. Non è per dire. Se ti fai saltare così, sei veramente un lurido coglione. E non solo sei coglione tu, è coglione pure quello che ti manda in campo. Tre difensori centrali medio buoni, due sono rotti e uno è squalificato. Magari quello squalificato non è colpa dell'allenatore, ci sto. Ma quelli rotti è colpa tua. Solo ed esclusivamente tua. Godiamoci questo Napoli-Milan, perché non è finito qui. Leao, sei solo. C'è Luca Romero. Non gliela dà mica. Leao fa il pallonetto, mica la dà Luca Romero. Ma mica gliela dà. Mica gliela dà. Nata che si è stato figlio da puta. Letto proprio dal labiale. C'è Leao, fa il pallonetto 3 metri fuori dall'area. Io veramente mi chiedo, cioè, o state giocando contro Pioli e io ci sto. Non capite che Pioli, salvo una striscia pesantemente negativa, non verrà mai esonerato. Randers, cazzo, vai, giallo anche per lui. Milan che nel primo tempo poteva essere 3-4-0 con tutte le occasioni che non ha sfruttato, che si è mangiato, in cui la scelta sbagliata è avvenuta negli ultimi metri. Stranamente sta facendo innervosire una partita che, se non fosse stato il Milan ma qualsiasi altra squadra di Serie A a giocarla così, l'avrebbe vinta nel primo tempo. Perché qua, se Napoli pareggia, questa è una figura di merda colossale, ragazzi. Leao, palla dentro verso Terna. Luca Romero, ma la rimane lì. Giroud, una Madonna, ragazzi. Che squadra del cazzo che siamo. Spero Napoli faccia gol in contropiede. Peccato l'abbia messa fuori. Che squadra del cazzo. Insane area di rigore contro due difensori. Io non c'ho parole. Io veramente rimango schifato. Perché un conto è non fare gol, un conto è non volerlo fare. E il Napoli, con un tiro in porta, vi ha dimostrato che loro gol lo vogliono fare. E se ne fanno un altro, hanno tutta la ragione del mondo. Di Lorenzo. Mignan. Ancora Napoli. Nathan fuori. Il Milan è spento. Siamo durati mezz'ora. Ora Mignan la manda fuori. Krunic, un'altra cazzata, ragazzi. Ma perché in campo uno? Ma cosa ci fa in campo uno così, ragazzi? Cioè, ma se sei un dirigente con un po' di cervello, alla prima offerta lo mandi via. No, no. Guaraschelio, cosa ha ciccato Maignan? Si è salvato il Milan. Eh sì, ancora una volta sembra ripetersi ancora questo. Ma come me lo state distruggendo questo Milan? Tomori con la faccia ha salvato il gol del 2-2. Ma tanto questi il gol lo fanno. Ragazzi, il gol lo fanno. Squadra veramente di Pellegrini in tutti i sensi. Ce l'avete anche in campo. C'è troppo odore di gol di Lorenzo. Zielinski. C'è un fallo di Romero che si becca il cartellino giallo.
Bella punizione per il Napoli. Continuate a mandare in campo gente prestata al calcio per sbaglio. In un Milan normale, gente come Romero e Pellegrino, prima di toccare il campo, rubo la citazione, ne avrebbero dovuto mangiare di pasta asciutta. Punizione per il Napoli. Va Raspadori, potrebbe fare gol e lo fa. Ma è giusto così, ragazzi. Cioè, complimenti al Napoli. Complimenti al Napoli per aver ripreso una partita che il Milan non avrebbe mai, primo, vinto, secondo, nella loro posizione, ripreso. Il Napoli ha approfittato del Milan che non ha approfittato del fatto di essere sopra 2-0. Il Milan, quando si è trovato sotto 2-0 con il Paris Saint-Germain, anzi neanche 2-0, 1-0, ha lasciato che la partita morisse. Complimenti al Napoli. Il Milan, indipendentemente da come finisca questa partita, il Milan deve imparare dal Napoli come si gioca con la testa. Perché questa partita non sono i piedi, ma è la testa. Cioè, ma Rudy Garcia sta praticamente dicendo a Politano di prendere per il culo Pellegrino. Ma vi rendete conto di che fondo stiamo toccando? Terranes ha battuto una punizione in curva. Pioli vuole tenere i suoi. Ma che vuole tenere Pioli? Ma già tanto se si tiene il cazzo quando piscia Pioli. Cosa vuole tenere insieme? Una squadra di 11 elementi che o li fai giocare male o li rompi? Questo vuoi tenere insieme? Ma fammi un favore, vattene a fare in culo. Vattene veramente a fare in culo. Ma il prima possibile. Prima veramente che qualcuno ti venga a cercare a casa. Vai a fare in culo. Leao, Musa, Leao, destro, Meret. È cominciato il cecchinaggio, ragazzi, Terenders colpo di testa di Pellegrino. Cioè, no, il gol di Pellegrino non avrei accettato. Ci avrei accettato il gol di Pellegrino meno io dei tifosi del Napoli. Bate Kvaratskhelia nella Kvaratskhelia, un'area piccola! Vicino al 3-2 il Napoli. Stato espulso il match analyst del Milan. Te pensi che ben match analyst che c'ha? Fenomeno proprio, eh? Adesso la vita ha un senso. No, beh, raga, ha rotto anche Pulisic. Io non c'ho parole. Tre rotti a partita, io ci rinuncio. Okafor e Jovic insieme. Ma va bene. Fra, sei veramente diventato irrecuperabile. Raga, fosci Leao. Col Milan, tu mi sa che c'è più poco a che dire. Giroud si incazza per il cambio, c'ha ragione. Cioè, io fossi lui, sei andato lì a picchiarti. Volete che io m'azzardi? Azzardo, finisce così. Giroud in lacrime per la sostituzione. Ha ragione. C'è troppo nervosismo nel Milan. Un allenatore così deve veramente togliersi dal cazzo. Comunque, aggiorniamo le statistiche. 6 gol presi nelle ultime 3 partite. Media 2 gol a partita. Non male, vero? Io dico che possiamo fare ancora meglio. Oh, fuori Pellegrino zoppicante, sì. A mai più rivederci, per favore, guarda. Tomori, Calabria. Calabria Tomori, che alza il pallone su Romero. Romero. Romero sguscia. Fallo di Nathan, già ammonito. Già ammonito. Cartellino rosso. Finiamo anche la partita in superiorità numerica. Una partita che non vinceremo mai. Una partita in cui ieri vantaggio 2-0 e la finisci in superiorità numerica, non la vincerai mai. Bravo, grazie Pioli. Florenzi, Renders, 4 di recupero. In effetti un po' pochi, ma tanto. Anzi, va bene. Donna, Pali Calabria. Esterno della rete. E però questa è un'altra grande occasione. Lasciamo stare, ragazzi. Veramente lasciamo stare. Poteva veramente appoggiarla dietro. Io, chi cazzo era Romero? Non ho parole. Terenes all'ennesimo cross. Che finisce fuori, ragazzi. Ragazzi, 91-55 per me. Questa partita può anche finire qua. E vaffanculo.